Sei stato chiarissimo. Segretario Tobia, parliamo di farmacie. C'è stato assalto pure sulle farmacie stanotte? Ma non ci risultano dati particolari di assalto alle farmacie, perché le farmacie continuano a fare, come fanno da sempre sul territorio nazionale, il loro dovere, continuano a svolgere quel ruolo fondamentale di primo presidio di accesso al mondo della salute del Servizio Sanitario Nazionale. Lo facciamo da sempre, continuiamo a farlo, lo abbiamo fatto con attenzione, lo facciamo soprattutto in questo momento di difficoltà, di emergenza per divergenza nazionale sulla patologia del coronavirus, fungendo anche da diga importante nei confronti del sovraffollamento dei presidi sanitari, gli ospedali, i pronti soccorso, dando le informazioni necessarie ai cittadini, dando quelle informazioni che tutti voi e lei prima in particolare aveva sottolineato, che sono il decalogo dettato dal suo superiore di sanità e dal Ministero della Salute. C'è un problema di scorta dei farmaci? No. Problema di scorta dei farmaci? Assolutamente no. I farmaci vengono regolarmente distribuiti, non ci sono problemi di approvvigionamento per i farmaci, quindi voglio rassicurare la popolazione sul fatto che le nostre farmacie continueranno a lavorare e lo faranno sicuramente con il solito impegno e con la grande dedizione nei confronti dei cittadini. C'è un problema sulle mascherine, ma ne parleremo, segretario. Tobia, come rispondiamo a queste persone che hanno bisogno di mascherine? Dice non si trovano, come mai? Sì, il problema delle mascherine è un problema concreto, perché l'eccezionale richiesta sul mercato ha creato delle discrasie, delle disfunzioni nella normale distribuzione, e quindi l'invito è quello a fornire le mascherine soltanto ai soggetti che oggettivamente ne hanno bisogno, e tra questi, permettetemi di dirlo, per primi i farmacisti. Siamo orgogliosi del lavoro che i farmacisti stanno svolgendo con grande impegno sul territorio nazionale. Siamo orgogliosi di una struttura, la rete delle farmacie italiane, che per capillarità non è pari a nessuna. E penso, quando dico queste cose, ai colleghi della Lombardia, dell'Emilia Romagna, del Veneto, che hanno dimostrato da veri eroi sul campo di essere disponibili anche con la farmacia aperta, allungando gli orari di apertura delle stesse strutture di presidio sanitario, quali sono le farmacie, in maniera esponenziale, ad essere al servizio dei cittadini. E questo riconoscimento ci è stato dato non solo dalle istituzioni, dall'intero arco parlamentare, da tutti i partiti, ma anche e soprattutto dai cittadini, che sono i nostri primi interlocutori. Ebbene, però è bene dire una cosa, che a questa necessità, a questa situazione di incondizionata disponibilità da parte della nostra categoria a essere presenti sul territorio, a svolgere il nostro servizio, devono seguire misure che possono scongiurare il rischio di vedere chiuse le nostre farmacie a causa del propagarsi del virus. Allora, per questo motivo, concluda, sì, proprio per questo motivo questa mattina abbiamo chiesto al Ministro della Salute Speranza di dare la possibilità alle farmacie italiane, su base volontaria, di lavorare a battenti chiusi. Questo per evitare che possano essere contagiati i farmacisti, perché perdere i farmacisti sul territorio sarebbe veramente un grave danno per la polizia. Che ci sta dando Tobia, oltre alla necessità di dotare gli stessi farmacisti dei dispositivi che sono introvabili anche per la stessa protezione civile in questo momento, necessari alla tutela dei farmacisti in farmacia, che non finiremo mai di ringraziare per la dedizione che stanno dando nei confronti delle istituzioni, ma soprattutto nei confronti dei Allora, i farmacisti chiederanno di lavorare a battenti chiusi per proteggersi su base volontaria. Perché le farmacie non sono tutte uguali, sono farmacie dove è impossibile stabilire o rispettare le distanze di sicurezza tra un cittadino e l'altro, e quindi andremmo incontro a ulteriori rischi di contagio, non solo per i cittadini, ma anche per il personale sanitario, i farmacisti che operano nelle nostre farmacie. Allora, gli adolescenti in questi giorni sono quelli che percepiscono meno il pericolo e si spostano di più. I ragazzi, Tobia, davvero sono quelli che rischiano meno il contagio? Sì, proprio negli scorsi giorni leggevo un'intervista sul Corriere della Sera nel rapporto tra giovani e coronavirus. La cosa che sicuramente viene difficile da chiedere a un giovane è di tirare il freno a mano, di evitare la curiosità verso il mondo per esterno, che è naturale, che è sicuramente all'attenzione dei giovani che fisiologicamente fanno questo mestiere. Ecco, è il momento della consapevolezza. I giovani non sono immuni dal contagio, i giovani devono comunque rendersi conto che possono diventare, soprattutto gli adolescenti, vettori inconsapevoli della diffusione del virus, quindi fare un danno importante alla collettività, quindi il consiglio è quello di non recarsi in situazioni di aggregazione tra giovani stessi, e soprattutto
tutelare la salute dei propri familiari, in primis i nonni che sono magari a contatto con loro, che magari sono soggetti più fragili, più deboli, che possono essere vittime dell'infezione stessa. Tra poco parleremo delle mascherine e della speculazione sui prezzi, che c'è stata vergognosa anche sulle mascherine. Andiamo. Allora, segretario Tobia, vogliamo dare una risposta? Com'è possibile che questi prezzi schizzino da una farmacia all'altra? Assolutamente sì, il fenomeno fortunatamente nelle farmacie è assolutamente limitato e qui bisogna tenere conto dell'indiscriminato aumento dei prezzi sul canale distributivo. È chiaro che se una farmacia dovesse acquistare a un prezzo di acquisto che è duplicato o triplicato rispetto al normale, sarà costretta a vendere con un minimo di ricavo necessario alla vendita al pubblico il presidio medico-chirurgico che dispensa. Il fenomeno è sicuramente orribile, è un fenomeno che va combattuto, è un fenomeno di sciacallaggio che Federpharma si è posta di combattere in tutti i modi. Bravi. Soprattutto sul web. E vi do una notizia, abbiamo dato disposizione alle nostre organizzazioni provinciali e regionali di segnalarci eventuali situazioni come quella che qualcuno di voi ha un momento fa esposto, perché Federpharma si costituirà parte civile negli eventuali procedimenti a carico di attori che dovessero approfittarsi di una situazione d'emergenza come quella che vive oggi il nostro Paese. Allora, i finanzieri di Giuliano, in provincia di Napoli, qualche giorno fa hanno fatto un maxi sequestro di mascherine, 10.000 in una parafarmacia. Il titolare, pensate, aveva ordinato un grande stock, le stiamo vedendo, e poi le vendeva singolarmente per ricavarci più soldi. Ecco, nel momento in cui l'Italia ha bisogno di queste mascherine, poi ci sono sempre i furbetti. Giuliano, sequestrate mascherine vendute con rincari del 6.150%, una vergogna, lo dico.